Buongiorno, benvenuti su www.sipre.tv, la prima televisione online sulla prevenzione cardiovascolare. Siamo con il professor Paolo De Sifulgheri, delegato regionale della Regione Marche, e parliamo di un tema particolare, professore, parliamo di abbronzatura. Parliamo di paziente iperteso in trattamento e abbronzatura estiva. Che cosa possiamo fare e che cosa non dobbiamo fare? Ma è dire che il problema in relazione alla domanda non è tanto l'abbronzatura in sé, quanto il fatto che ovviamente d'estate, con le maggiori temperature, con l'esposizione al sole, ci può essere effettivamente un effetto di vasodilatazione che può determinare una spontanea riduzione dei valori pressori. E quindi questo può avere una particolare importanza nel paziente che è in trattamento, quindi una certa cautela nella valutare gli effetti della terapia, le dosi abituali, magari Certo. invernali, è bene che il paziente iperteso adotti queste cautele durante la stagione estiva. In relazione proprio al tema specifico come dire, del comportamento da spiaggia, se Certo, così posso sì, proprio sul dire, caso concreto, ecco, professore. direi che in teoria bisognerebbe evitare forse l'esposizione nelle ore più calde della giornata, ma questo tenendo conto che nella quotidianità di una giornata di vacanza può essere un po' difficile. Pensiamo magari al paziente che è stato 2 ore sotto il sole e poi si butta in acqua di colpo senza un minimo di cautela. Beh, senza dubbio questi sbalzi di temperatura possono avere delle ripercussioni emodinamiche, diciamo così, che possono avere anche degli effetti negativi. Ma direi soprattutto, ritornando allo spirito della domanda, cautela, maggior controllo dei valori pressori e soprattutto un controllo che la posologia abituale dei farmaci non sia d'estate, una posologia da rivedere, da ritoccare. In particolare per il paziente che fa terapia diuretica, perché C'è un caso c'è un diuretico, particolare. considerando l'aumento della sudorazione per effetto del caldo, indubbiamente, ecco, una certa cautela nell'uso del diuretico durante la stagione estiva deve essere posta. Pensiamo a quante combinazioni precostituite contengono il diuretico, magari il malato non sa neanche che nella sua pillolina c'è il diuretico, quindi ecco. Qua ci si tratta di una collaborazione fra il medico di famiglia e il paziente. Il medico di famiglia dovrebbe avvisare il malato che durante la stagione estiva dovrà stare un pochino più attento a questi Quindi, aspetti. professore, per chiudere, cioè, anche chi ha problemi di cuore si può abbronzare con qualche piccola accortezza. Assolutamente sì, con queste piccole accortezze, ripeto, evitando magari un'esposizione troppo prolungata ed eccessiva nelle ore più calde della Scende giornata. la pressione. Esatto. La ringrazio, Prego, professore. grazie, arrivederci.